Oggi andremo a trasformare la nostra lancia foam manuale in una lancia foam automatica. Avremo bisogno del foam, ovviamente, tappi per le gomme che vi metterò in descrizione, punte, trapano e ovviamente il nostro compressore. Andiamo a individuare il punto dove vogliamo sfruttare il foro da farci passare la nostra valvola. Inizieremo a forare con delle punte più piccole, man mano salendo di diametro, così da farci entrare giusto la nostra valvola. Una volta forato e fatto passare la nostra valvola, andiamo a rimetterci le sue rondelle, quelle in plastica e quelle in metallo. Adesso che abbiamo messo la nostra valvola, il risultato è questo. Adesso che sono andato a testare la tenuta manualmente, possiamo andare a provare il nostro compressore. Come avete visto è veramente molto molto facile, sicuramente è molto più comodo che usare il manuale. E direi che il tutorial è finito e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!